Salve a tutti, io sono Rita Petruccioli e sono illustratrice e fumettista. Il mio lavoro consiste nel raccontare storie e raccontarle con le immagini. Realizzo infatti le illustrazioni di libri, soprattutto per l'infanzia, e poi scrivo e disegno storie a fumetti e graphic novel. Diciamo che oggi parliamo del mio lavoro, ma ne parliamo in una maniera un po' particolare, perché sapete, quando si parla di disegno, molto spesso si tende a definirlo in termini di bello o di brutto. Allora, oggi noi però parliamo del modo in cui si raccontano le storie, di modalità di lavoro, ma non in termini di bello o di brutto, ma ne parliamo in termini di riflessione rispetto al mondo. Infatti, chi racconta, le storie, ha una responsabilità perché le storie influenzano, la società. Non so se voi avete mai sentito la parola stereotipo. Lo stereotipo è una semplificazione, un facilitatore che nella comunicazione, quando abbiamo molte cose da dire, ci permette di accedere molto facilmente a un concetto avvalendoci del suo valore di luogo comune, ovvero si riferisce a qualcosa che è già che diamo per scontato essere patrimonio della comunità alla quale stiamo parlando. Vi faccio un esempio molto semplice. I francesi sono romantici. È un luogo comune, uno stereotipo utilizzatissimo che ci fa pensare come la popolazione francese è naturalmente romantica, Parigi come la città dell'amore e via dicendo. Ed è un luogo comune, uno stereotipo che è largamente utilizzato all'interno di film, serie televisive, fumetti, barzellette. Le barzellette sono molto spesso piene di stereotipi. Però lo stereotipo può avere una valenza negativa. Abbiamo detto che è uno strumento che semplifica, però questa semplificazione può creare un danno. Perché? Perché porta a una generalizzazione. Di fatto, dire che i francesi sono romantici è una generalizzazione, perché va da sé che non tutti quanti i francesi, le persone francesi saranno, come dire, in grado, no, di essere romantiche. E questa affermazione, quindi, risulta, come dire, falsa perché generalizza, perché non include la complessità di tutta quanta la popolazione francese e può essere problematica a seconda del contesto in cui viene utilizzata. Il problema, infatti, come dicevamo, non è tanto il fatto che gli stereotipi siano veri o falsi. Il punto degli stereotipi è che sono incompleti e, generalizzando, riducono una complessità e non raccontano tutte quante le sue variabili, e facendo questo conducono a dei pregiudizi. Per entrare nello specifico, vi faccio un esempio all'interno di un libro che è questo libro qui, che si chiama Il pericolo di una sola storia, che è scritto dalla scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. In questo libro, che fra l'altro vi consiglio anche perché è molto chiaro e veramente brevissimo, Chimamanda affronta il tema degli stereotipi, entrando nello specifico tramite una serie di episodi realmente accaduti, e ad esempio racconta di quando a 19 anni si è trasferita in America e si è trovata a vivere con una coinquilina che le poneva delle domande che potremmo definire ingenue. Ovvero, ad esempio, le chiedeva come avesse imparato a parlare inglese così bene, e senza essere a conoscenza del fatto che l'inglese è la lingua principale in Nigeria, la lingua ufficiale. E,
Oppure, ad esempio, le dà per scontato che lei ami la musica tribale quando la cantante preferita di Chimamanda era Mariah Carey. O ancora, diciamo, la tratta dando per scontato che lei provenga da un vissuto di sofferenze e di tragedie, quando non è così. E questo avviene perché la sua coinquilina non conosce in effetti la storia della Nigeria e si avvale di una serie di luoghi comuni e quindi di stereotipi che generalizzano sull'Africa e tutti quanti i suoi stati. Chiaramente quello in cui si trova Chimamanda è uno stereotipo di tipo razziale ed è uno stereotipo che si può combattere soltanto avvalendoci di una molteplicità di visioni e soprattutto utilizzando intelligenza, empatia e osservazione, perché quello che è necessario è apprendere quanto più possibile su ciò che ci circonda. È per questo che si parla del pericolo di una sola storia, appunto perché gli stereotipi e i luoghi comuni portano a dei pregiudizi e in questo caso è molto facile immaginare come dei pregiudizi di tipo razziale abbiano un impatto enorme sull'accoglienza e sull'integrazione delle persone e di conseguenza hanno un impatto enorme sulla società. Un altro punto di analisi interessante e che ci dà la misura dell'impatto che gli stereotipi possono avere sulla nostra società è l'analisi degli stereotipi di genere. Analisi che, fra l'altro, è particolarmente pertinente sul mio lavoro. Gli stereotipi di genere sono tutti i condizionamenti e le caratteristiche che vengono attribuite a prioristicamente ad una persona sulla base del proprio genere. Sin da piccoli la nostra educazione è stracolma di questi stereotipi che ci accompagnano e ci condizionano poi nella crescita. E ai bambini viene sempre chiesto di essere forti, così come alle bambine viene chiesto di essere dolci e gentili. I giocattoli che ci vengono consigliati da piccoli sono per i bambini per lo più giochi di intelligenza, di pratica e di azione, mentre invece alle bambine vengono molto spesso consigliati giochi che hanno a che vedere con la cura della casa o la cura della propria estetica. Tutto questo viene poi perpetuato attraverso vari tipi di messaggi che sono pratici, verbali, culturali o di conferma, che appunto condizionano e indirizzano i bambini verso forza, coraggio, irruenza e posizioni di potere, mentre invece le bambine vengono indirizzate verso la gentilezza, la sensibilità, l'attenzione verso la propria estetica e indirizzate verso la vita casalinga. Diciamo che tutto questo avviene in un'età in cui noi siamo fortemente condizionabili e che poi di fatto condiziona quelle che sono le nostre aspirazioni di carriera e di vita. Infatti, questi piccoli, una volta cresciuti, si sentono inadeguati alla società ogni qualvolta si esce dal recinto costruito da questi stereotipi che vengono scambiati per leggi immutabili. E per un uomo è estremamente faticoso accettare la propria fragilità e sensibilità, perché è portato a riconoscere erroneamente queste caratteristiche come femminili, così come una donna molto spesso fatica tanto a realizzare le proprie aspirazioni di carriera perché diverse da quelle socialmente riconosciute per lei. E così come diventa difficile avere posizioni di comando, chiedere un aumento di stipendio o prendere parola sovrastando gli altri, perché sono attività viste male dalla società intorno. Chiaramente, e non c'è nulla di più sbagliato che attribuire caratteristiche a priori al maschile o al femminile e grazie al cielo siamo in un processo in cui tutto questo sta cambiando
Ma la soluzione, la strada da fare è ancora tanta, e la soluzione la possiamo trovare anche qui nell'ampliare le nostre visioni e affidarci alla nostra capacità di ascolto e di empatia. Ma questo discorso in che maniera si lega al mio lavoro? Come dicevo prima, il mio lavoro è quello di illustrare libri e scrivere e disegnare fumetti. Un lavoro pop, possiamo definirlo, apparentemente disimpegnato, anche perché, diciamoci la verità, io disegno pupazzetti tutto il giorno. Però, d'altro canto, possiamo vedere questo lavoro in una maniera un po' più tecnica, come quello di chi racconta delle storie con testi ed immagini. E come tutti quanti i disegnatori, come le persone che scrivono o che realizzano film, serie televisive, contribuisce alla creazione di un immaginario. E l'abbiamo visto prima con il discorso di Chimamanda Ngozi Adichie, che l'immaginario che consolidiamo con le nostre letture, le nostre influenze, le nostre visioni ed esperienze è più che importante. Io disegno da quando ero una bambina. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti e lavoro nell'illustrazione da circa 15 anni e da 5 anni circa mi occupo di fumetto. Il mio lavoro è iniziato illustrando classici della mitologia e diciamo che è spiccato perché ero molto portata a disegnare personaggi femminili, soprattutto personaggi femminili forti, e che era una cosa che mi veniva spontaneamente, appunto perché era un po' la mia espressione, il mio sfogo, e non avevo una riflessione specifica su questo tema. A un certo punto mi è stato commissionato però un libro che io considero speciale, che si chiama Christine e la città delle dame, ed è scritto da Silvia Ballestra. È un libro che racconta la storia della prima scrittrice donna della storia. Intendo dire non la prima donna che ha scritto, ma la prima donna che è stata pagata per scrivere dei libri, quindi che l'ha fatto. E come lavoro, e parliamo di una donna che è vissuta alla fine del 1300, quindi un sacco di anni fa. Christine, essendo un'eccezione, cioè una donna che sapeva leggere e scrivere, cosa che non era veramente uso a quell'epoca, si trovò nella condizione di rendersi conto che nella cultura della sua epoca, i libri scritti esclusivamente da uomini parlavano male delle donne e dicevano cose di cui le donne non si rendevano neanche conto perché semplicemente non sapendo leggere non avevano accesso a quella cultura. Christine si è resa conto che c'era un problema di stereotipi di genere. E che questo problema poteva essere risolto soltanto creando una cultura positiva per le donne che dicesse la verità e quindi che creasse un'alternativa, un'altra visione, per dirla come l'abbiamo vista prima con Chimamanda. E quindi scrive un libro che si chiama appunto La città delle dame, in cui racconta la storia di tutte quante le donne che sono state forti e che sono uscite dal recinto culturale dei ruoli che si pretendevano per loro. Racconta quindi la storia delle regine come Semiramide o Didone, o delle amazzoni, delle studiose, delle martiri cristiane. Insomma, raccontare questo libro, pur se solamente con le illustrazioni, mi ha fatto immergere totalmente in questo contenuto e mi ha aperto la mente e mi ha fatto ragionare su come in effetti la visione sull'universo femminile fosse limitata. In più, questa visione mi è stata ampliata dal fatto che io, per promuovere questo libro, ho cominciato a fare dei laboratori con i bambini e le bambine. E in questi laboratori chiedevo ai partecipanti
partecipanti di disegnare una donna forte e di scrivermi perché questa donna fosse forte. Con mia grande sorpresa, i bambini e le bambine non sapevano identificare le caratteristiche della forza di una donna e quindi le confondevano con l'affetto nei confronti della propria mamma oppure con personaggi televisivi visibili ma in effetti presenti solamente sulla base della loro bellezza. E gli unici due elementi che uscivano un po' fuori dal seminato erano Federica Pellegrini e Samantha Cristoforetti, anche perché erano gli anni in cui Astro Sam era appena andata nello spazio. Insomma, c'era una grossa confusione e ci fu un grosso lavoro da fare con i bambini e le bambine per ragionare insieme su quali potessero essere le caratteristiche che rendevano forti le personaggi che loro avevano pensato. Sono passati diversi anni da quando ho realizzato questi laboratori, ma nel frattempo le cose sono cambiate e sono cambiate in meglio. Sono usciti libri come Storie della buonanotte per bambine ribelli, o Cattive ragazze, o Indomite, e tanti altri ne sono usciti sia in Italia e all'estero, e ad alcuni ho avuto anche il piacere di partecipare, che presentano storie di donne, che presentano dei modelli alternativi a quello appunto preconfezionato e recintato e stereotipato, no? Di cui abbiamo parlato prima. E quindi diciamo che la notizia positiva è che stiamo andando nella direzione della molteplicità di visioni, e che è appunto quello di cui abbiamo bisogno per essere in grado di gestire gli stereotipi e avere tutti quanti gli strumenti per capire quando abbiamo bisogno di un passaggio veloce, di un facilitatore, come abbiamo detto prima, per esprimere velocemente un concetto che è patrimonio di tutti quanti, e quando invece è necessario restituire una complessità diversa, appunto per rendere giustizia alla complessità della realtà e per essere sicuri di non escludere nulla. E chiaramente il ragionamento è sempre in corso, e questo vale tanto per voi quanto per me che vi sto raccontando queste cose. E dal ragionamento sugli stereotipi razziali e sugli stereotipi di genere, tanti altri ragionamenti poi si sono attivati, a partire da quello sull'inclusività, e sulla narrazione della disabilità o sulla rappresentazione del corpo. E la cosa interessante è che il lavoro di costruzione dell'immaginario è un lavoro che non si fa in un giorno, ed è un lavoro che si fa insieme, sia producendo e sia, come dire, leggendo o vedendo, e si può nascondere all'interno del film, della serie televisiva che state guardando, del fumetto. E in questo senso uno strumento pop come può essere l'illustrazione o come può essere il fumetto diventa un'arma molto importante.